parlavamo dei locali di via Milano e dell'inaugurazione. Lei in quella sede ha riaperto una possibilità per quanto riguarda le sedi per le associazioni Animo Humanitas. Ci spiega meglio questo punto? Allora, la questione è molto più ampia. Nell'ambito di un'attività che abbiamo fatto come amministrazione, che è stata quella di censire quelli che sono i vari cespiti che avevamo, l'ultimo cespite che abbiamo inaugurato, che è stato la sede del Centro Sociale Polivalente di Via Milano, ci ha visto nell'attività di ultimazione dei lavori di aver recuperato anche un grosso magazzino che sta sotto l'attuale sede, cioè nei locali garage ci sono circa 300 metri quadrati di magazzino. Abbiamo fatto una bonifica ai locali completamente puliti, ci siamo resi conto rispetto a quello che si pensava che con un intervento economico sicuramente non esiguo, ma alla portata delle casse del comune possiamo andare a recuperare completamente quei locali e quindi in questi giorni stanno partendo i preventivi per poter partire con il recupero di quei locali. Nel momento in cui i locali saranno ultimati, e parliamo di questione di poco tempo, veramente poco tempo, avremo questi nuovi spazi che vengono recuperati. La mia idea, che è poi quella che un po' di tempo porta avanti, è destinare questi spazi al sociale. Quindi il progetto potrebbe essere quello compatibilmente con quella che sarà la destinazione d'uso che stiamo vedendo in questi giorni con gli uffici, ma dovrebbero essere a magazzini, la possibilità di dare degli spazi mediante un bando a quelle associazioni che nel nostro territorio si occupano di volontariato e magari di banco alimentare o attività similari, perché lì è il posto ideale per poter fare lo stoccaggio e la messa da parte dei materiali. Quindi credo che questo possa essere inserito nel circuito degli spazi che il Comune potrà dare in locazione o in convenzione, adesso troveremo la formula, a soggetti che si proporranno di portare avanti determinate iniziative e progettualità. Ci sono già stati dei contatti con le associazioni oppure diciamo siamo ancora in una fase No, allora, preliminare? in questi giorni stiamo facendo la verifica con l'ufficio tecnico del computo metrico estimativo e più che altro capire se ci sono difficoltà per l'autorizzazione, se necessitano avere i certificati antincendio per quelle che sono le attività che si vogliono andare a svolgere. Capite bene che se si deve affrontare un certo tipo di ragionamento servono dei documenti, se ne servono altre, altra documentazione, però questo nel giro di una settimana lo sapremo. Una volta capito questo, partiremo immediatamente con la predisposizione di un avviso pubblico, di un bando, per andare a individuare quelle che saranno le associazioni che possono essere interessate alla gestione di questo spazio. Bene, diciamo in primis probabilmente si andranno a presentare le due associazioni Animo Ma io Humanitas. credo che loro sono delle associazioni importanti, che stanno facendo un lavoro strategico nel nostro territorio, ma essendo un ente pubblico dovremmo fare un bando pubblico dove potranno partecipare più soggetti o raggrupparsi più realtà. Credo che questa poi sarà la finalità che vedrà magari anche più realtà mettersi insieme per fare un progetto unico. Tra l'altro già in passato le associazioni nominate insieme ad altre si erano resi disponibili a fare delle progettualità, quindi credo che sicuramente potremo andare a dare risposta a più associazioni. Secondo lei c'è modo anche di conciliare quella che è l'attività che avverrà nei piani superiori, diciamo, e quindi coinvolgere ulteriori persone, diciamo, in attività di volontariato? Ma io credo che possa essere proprio, se noi in quel locale attualmente sta per partire il centro sociale anziani, ma la volontà noi l'abbiamo chiamato centro sociale polivalente proprio per questo, perché è uno spazio che deve essere messo a disposizione della città per svolgere più attività. A me viene da pensare questo, che se nei locali sotto arriverà un qualche attività del sociale, pensare che la convivialità e determinate iniziative in orario extra attività del centro sociale potrà essere tranquillamente svolta sopra, da quelle che possono essere le attività di riunioni, di incontro, ma seminari, qualsiasi cosa, come poi accade già nell'altro centro sociale che abbiamo nella zona del Messico. Ci sono degli orari prestabiliti durante il giorno dove ci sono le attività per gli anziani, ma nelle altre ore si fa di tutto e di più, e credo che anche lì possa esserci sicuramente questa conciliazione. È chiaro, Assessore, la ringraziamo per la disponibilità, come al solito, insomma, non ci dice mai di no alle nostre richieste. Però lei preservi la voce, che è importante.